consegnate a Pretare, frazione di Arquata del Tronto, le chiavi di 26 alloggi SAE che sono destinati ad ospitare circa 70 terremotati. Qualcuno si aspettava di poter occupare la casetta subito, tanto che era partito dall'albergo in Riviera portando con sé parte dei bagagli. Così non è stato, per via di alcuni ritardi nella consegna da parte della ditta appaltatrice, e non è mancata qualche nota polemica. Deve aprire la cosa, non glielo fanno prima, che cavolo mi stai a dire? Stanno facendo del tutto per fare una cosa. Se vanno fatte le casette e non ci mettono, non so che gli devo dire, il ristorante, un bar, è finito lo stesso. E quelle lì vanno in giro da qua e da là perché devono pure lavorare, è un anno che non lavorano. Se mettevano quelle, non mettevano le casette, no, se devono fare una cosa devono fare fatta bene. Le casette avevano detto 7 mesi massimo. Sono 13 mesi e se Dio vuole che va bene. Lei abita qua? Io abitavo qua. Comunque ho preso la casetta qua su. Qua sopra, no? Queste sopra? Io abitavo al centro del paese, però là all'angolo. E la casa, arrivederci e grazie. C'era nessuno che abitava. Quindi un paese deserto, Pretare, oggi? Per il momento è deserto, ecco, adesso c'è questo qua, dicono che ridà vita. Speriamo. Non credo che ridano vita le casette. Lei prende una casetta? Dove aspetta una casetta? Questa è casa mia, ma c'è da fargli qualcosa, per fare un po' di lavoro. Cioè, gli ci hanno messo non le seconde, è molto danneggiato, ma c'è da... Beh, conta di rimettere a posto. Sì, da mettere a posto. Signora Francesca, lei si è accasata qui a Piedilama, giusto? Sì, Piedilama. Come si sta? Non sto bene, beh, sono stata un po' sbattuta da una parte all'altra, ma qua sto bene. Lamentarsi non è giusto. Piano piano si devono sistemare le cose, una volta non funziona una cosa, una volta un'altra, però comunque si sta bene, su, contendiamoci. Stava sola? Sì, io sono sola. In quanti siete venuti già qui alle casette di Piedilama? 15 sono. Una quindicina? Una quindicina. Insomma, già qui c'è un po' di vita, un minimo di vita no, c'è? No, qua funziona tutto, gas, luce, tutto. E poi sono tante gentili, gli operai che vengono, se li chiami, dopo un paio di giorni arrivano, ti mettono a posto. Preciso. Perché se uno si deve lamentare, non si deve lamentare. No? Così. Lei stava in albergo prima? No, io stavo da mia figlia a Pagliari. Sua figlia per trovarla, lei è una casa sì, grande? Sì, no, ma è la casa mia in Egitto, non ci si può andare. Questa è di 40 metri, no? Sì, di 40 metri, sì.